Ciao, come va? Tutto bene? Spero di sì per tutti. Approfitto subito per fare un saluto all'amico Marco Cristian Salvati del canale delle escursioni estive che aveva qualche problema di salute e dalle ultime notizie mi sembra che si sta un po' rimettendo, quindi tanti auguri Marco. Passiamo al filmato. Stasera, si sarà già capito, aglio, olio e peperoncino. Assieme a questi ingredienti che sono qua, voglio provare a mettere per sfizio, per assaggiare com'è, questo particolare ingrediente. È aglio nero. Aglio nero, allora, non è una pianta che produce l'aglio nero, ma è una lavorazione, quindi non vengono aggiunti conservanti o ingredienti, ma semplicemente l'aglio viene lasciato fermentare per un periodo attorno ai 30, 35, 40 giorni, naturalmente in una stanza o comunque in un posto a temperatura elevata e a umidità controllata. Successivamente a questo trattamento viene lasciato maturare, diciamo così, altri 30, 35 giorni in un'altra stanza apposita. Questo trattamento fa diventare gli spicchi dell'aglio, che è un aglio normale, effettivamente neri. Alla consistenza, cioè provandolo, è diciamo come le olive nere alla greca, quelle al forno, quindi è morbido. Il sapore, allora, ha un retrogusto amarognolo, diciamo così, quasi di liquirizia, ricorda l'aceto balsamico perché è un po' asprino e semidolce, si avvicina un po' alla salsa di soia, ma non è salato. Ecco, quindi lo provo così giusto per dare per farlo strano, dai, diciamola chiara. Vedere cosa salta fuori e se diciamo sciogliendosi mi dà una colorazione un po' diversa dal solito alla spaghettata. Vado a vedere la padella che è qui dietro le mie spalle, sta già bollendo, e l'acqua per la pasta, e nel frattempo appunto preparo il sughetto. Ci sentiamo. La pasta sta andando, l'ho buttata e qui nella padellina vediamo gli ingredienti principali, insomma l'aglio, l'olio, il peperoncino. Per il peperoncino ricordiamoci che la parte più piccante, ovvero la capsicina, praticamente è contenuta nella punta del peperoncino, per la maggior parte, poi dopo c'è in tutto il frutto. Nella punta del peperoncino e nei semini, quindi se vogliamo una cosa non esageratamente piccante possiamo levare la punticina e togliere i semini, se invece la vogliamo come a me piace piccante ci lasciamo dentro tutto e non si sbaglia. Mi sono dimenticato di dire prima anche un pochino di prezzemolo, come si vede, a scelta, c'è chi lo mette, chi non lo mette, a me il prezzemolino piace, poi rinfresca un po'. Quindi niente, adesso aspetto che cuocia la pasta, intanto faccio imbiondire l'aglio dentro nell'olio, non deve bruciare, deve solo imbiondire, ecco, e lo farò cuocere magari tenendo la padella più o meno in questo modo qua, cioè lasciando proprio a bagno nell'olio di maniera che l'olio prenda tutto il gusto. L'aglio l'ho schiacciato, non l'ho affettato, niente, procedo e ci sentiamo tra un po'. Ok, la pasta è cotta, quindi qui direi che posso anche spegnere. La padella sotto c'è un filo di fuoco acceso. Alziamo un pelino. E ci tuffiamo gli spaghettini.
pelo d'acqua di cottura. Il nostro prezzemolino. E qui, ecco, adesso bisogna mescolare per fare in modo che la pasta rilasci il suo amido e faccia un po' di cremina. Ecco. Allora, l'aglio nero si sta un po' sciogliendo e sta dando una colorazione un po' più scura alla pasta. Adesso. Io gli spaghetti li ho presi giù molto al dente, quindi anche se gli do un'altra passatina con ancora un pochino d'acqua, male non gli fa. Adesso mescolo ben bene e lascio raffreddare. Ecco, non so se è più, beh, se quest'aglio è da usare più a crudo, diciamo, mettendolo successivamente, o anche cotto. Ecco, la pasta comincia a formare la cremina. Come sapore è particolare ed è un po' pungente, eh? Cioè pungente non piccante come l'aglio, ma c'è questo sapore, a me sembra più agrodolce, ecco, che è un po' particolare ed è un po' anche pronunciato, diciamo, quindi ecco, sta diventando quasi pasta al nero di seppia. Invece pasta al nero d'aglio. Boh, dai. Il sughetto si era preso, buona così, spengo e vado a mettere nel piatto. Eccoci alla prova assaggio, vediamo un po' com'è. Diciamo che come profumo è un po' diverso dal solito. Come sapore mi ha addolcito un po' il piatto, quindi secondo me per questa preparazione a me non piace più di tanto. Oh, era una prova, prima volta che lo mangio. E non so se appunto è una cosa che vada usata più a crudo che a cotto. In effetti, bah, diciamo che dentro qua ci poteva anche fare a meno, detto molto sinceramente. Va bene, la mangio perché ho fame, mettiamola così, va. Ragazzi, un saluto a tutti. Speriamo che il prossimo esperimento vada meglio. Ciao. Tra l'altro sono anche ad acqua, quindi vabbè, ciao, eh.